Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sulla Galatticraft. Allora ragazzi, ho fatto un po' di modifiche. Nel senso, vedete, ho tolto tutto. Ho tolto tutto perché mi laggava parecchio, penso che sia dovuto a questo. E semplicemente ne ho messo uno con tutti i potenziamenti, quindi speed e energia. Quello che avrei dovuto fare dall'inizio, però sapete che io sono un cazzo di malato di mente, quindi mi piace avere tutti i macchinari grossi, impianti della Madonna, tubi, mica tubi. Ho dovuto toglierli per forza, non c'erano alternative. E quindi è così, ho fatto questo. Ho fatto l'applied per i liquidi perché giù ho tolto le pompe. Dove sono qua? Ho tolto le pompe perché anche queste qua mi facevano laggare e quindi ho eliminato tutto. Ho tolto, no, qui sta andando, stiamo accumulando un casino di corrente. Qua ho messo l'acqua, ok, c'è l'applet per i liquidi, e qui ho messo le varie chest, tutte le varie cose classiche per portare le cose in giro. L'applet è qua, questo è per i liquidi e così via. Inutile che vi sto a spiegare, è roba che già sapete fare. Se non la sapete fare, guardate i miei video sulla Infinity dove spiego tutto per filo e per segno. È inutile che qua rifaccio video per quello. Cosa andremo a fare oggi? Oggi andremo a fare una cosa, anzi da adesso in poi, ok, per i prossimi penso 2-3 video andremo a preparare tutto quello che serve per fare il reattore a fusione. Allora, come prima cosa che andremo a fare oggi, in pratica serve un macchinario per trasformare l'etanolo, per trasformare il lithium che abbiamo creato nelle scorse puntate, vi ricordate? Allora, noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare questo macchinario che si chiama Solar... aspettate, vediamo se lo trovo. Qua, eccolo qua. Solar Neutron Activator. Allora, per fare Solar Neutron Activator serve questa roba qua, steel casing, Elite Control Circuit, Reinforced Alloy che abbiamo tranquillamente. Di questi qua ne faremo 5 o 6. Adesso vediamo, vanno a energia solare, quindi non ci rompe le balle. Però ci serve questo roba qua, l'HDPE. L'HDPE si fa dentro l'enrichment chamber con l'OP pellet. HDPE pellet, scusate, l'HDPE pellet si fa mettendo nel PRC, che il PRC ragazzi non è nient'altro che dove sei? PRC, mio caro PRC qua, Pressurized Reaction Chamber, ok? PRC, Pressurized, si mette l'etilene liquido, si mette l'ossigeno, si mette il substrate e si mette l'op pellet, e cioè viene fuori l'op pellet. Ma il problema è che per fare il liquid etilene bisogna metterlo, vabbè, nel condensator, ok, però per avere l'etilene liquido bisogna avere dentro il pressurized reaction chamber l'acqua con l'idrogeno con 2 di biofuel, e ci darà un substrate che ci serve e ci darà l'etilene gassoso. Noi poi dobbiamo trasformarlo in liquido, quindi serve una bella procedura mica da ridere. Allora noi oggi, giusto per iniziare, ok, sappiamo che ci servirà per arrivare a fare quello, ma partiamo dalla costruzione del pressurized reaction chamber. Quindi partiamo con l'enrichment chamber e lo creiamo subito. Poi mettiamo, basta, perché per il resto tutto. Cos'è che mi mancava lì? Fammi vedere. Ah, ok, non mi prende l'enrichment chamber come al solito. Ok, e l'abbiamo fatto. Pressurize, ok. In realtà secondo me ce ne conviene fare due a sto punto, perché sì, mi conviene farne due, quindi facciamo così, facciamo un altro enrichment chamber, tanto i materiali ce l'abbiamo, ok, così e così, e ne facciamo un altro, perfetto. Poi ci servono i pressurize, ne abbiamo uno strafottere adesso di sta roba, pressurize, poi ci servirà anche della corrente a questo punto, quindi ci serve questi, gli Elite Universal Cable, e ci serve, no, basta,
Basta. I conduit, ma no, fa niente. Adesso non, per il momento non ci servono. Allora, che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto piazziamo questo tipo qua, così. Ok. Quest'altro glielo piazziamo di fianco, tipo così. E siamo a posto. Allora, abbiamo detto che per fare i solar, questa roba qua, dobbiamo fare il liquid etilene. Per fare il liquid etilene dobbiamo fare quest'uva gassosa. Abbiamo detto che dobbiamo mettere acqua, dobbiamo mettere idrogeno e dobbiamo mettere biofuel. Allora, prendiamo il biofuel, poi faremo i collegamenti. Bio, vabbè, sì, inutile che lo qua così, ok. Biofuel, poi dobbiamo prendere dell'idrogeno che è già qua, quindi così gli buttiamo dentro dell'idrogeno. Che non sta entrando. Perché non sta entrando? Perché secondo me è dalla parte sbagliata. Quindi proviamo a girare il macchinario. No, non sta entrando forse perché manca corrente. Vediamo subito. Portiamogli della corrente e vediamo se è per quello. Vediamo un po'. Corrente c'è ma non entra, quindi proviamo a girarlo, quindi a piazzarlo da questa parte. Ok, è entrato, quindi va al contrario, quindi va l'idrogeno di qua e poi va un tank d'acqua. Andiamo, dai, non ci voglio di fare, non dovrei più, non so se ho altri servo. Sì, ne ho ancora uno, perfetto. Quindi ho il servo e quindi facciamo il fluid. E ci serve anche un ender tank. No, dai, prendiamo. Oh, vedi qua. Madonna, sto lag mi sta tirando scemo a me, ragazzi. Quindi ma dove cazzo? Ma cos'è che sta succedendo? Ok. Allora, dicevamo, per l'acqua facciamo così adesso, è momentaneo, poi dopo sistemerò tutto. Ok. E gli butta dentro acqua. Vediamo se funziona. Non entra l'acqua. Input. Ah, fluid, ok. Aspetta. No, non sta andando. Proviamo a vedere se va. No. Vabbè, detto water. Ah, l'idrogeno è di water, è idrogeno, giusto? Idrogeno e water, ok. Perché water non entra? Perché entra da sopra forse. Allora a sto punto vediamo, facciamo così. Andiamo a vedere. No, da dietro. Davanti? Sì, da davanti. Ok, perfetto. 2 e 3. Via questa roba qua. L'acqua entra da davanti, vedete, sta producendo. Poi lo potenziamo.
Ok, ci produrrà appena finisce lì, in teoria ci dovrebbe produrre Tirene. Minchia se sei lento, mi sa che sì, devo potenziarti mica da ridere. Vai. Vediamo che produce etilene. Etilene, perfetto, prodotto etilene. Adesso qua intanto lo lasciamo andare. Nel mentre, l'etilene adesso però dobbiamo farlo uscire, penso a questo punto, dal liquido. Da dove uscirà l'etilene? Uscirà da qua? Vediamo se è uscito etilene. Non credo. Non credo. Da che parte? Da che cazzo? L'etilene? Fatemi pensare. Ma no, ma l'etilene che sta uscendo è gassoso? È gassoso, quindi in teoria l'unico punto in cui lo posso attaccare è quello. Allora, vediamo un attimo. Così e va bene, così non ce ne frega niente. No, così non ce ne frega niente. Allora, ah no, ok, quello che produciamo adesso noi è gassoso, quindi esce dal gas, dobbiamo farlo diventare liquido a questo punto per fare quello. Liquido etilene, ok, quindi dobbiamo prendere uno di quei macchinari lì per far diventare questi qua, sperando che siano vuoti. Quindi questo lo dobbiamo staccare adesso da qua, quindi lo mettiamo così perché di qua entra il gas. Ok. Ok, allora, così vedete che butta dentro l'etilene in questo modo, come al solito corrente, quindi piccone, io la prendiamo da qua, che facciamo prima, poi sistemerò tutto, e no, e così, uno e due, perfetto. In questo modo sta trasferendo il nostro bel etilene, lo sta facendo diventare liquido. A questo punto, con un pipe di questi qua, così gli mettiamo un nostro servo, tac tac, così, e butta fuori l'etilene in forma liquida. L'etilene in forma liquida dobbiamo farlo entrare a questo punto, penso in questo modo, da davanti. Esatto, esattamente come l'acqua di là, quindi da davanti. E poi bisogna unirlo con l'ossigeno. L'ossigeno lo prendiamo a questo punto, lo prendiamo direttamente da qua. In questo modo saliamo un po', così non va a... Poi ripeto, risistemerò tutto io con i vari tubi, tubetti, tubettini, così così, e a questo punto dovrà entrare da sinistra, presumo. Vediamo un po' se ho fatto giusto o ho fatto sbagliato. Ok, è entrato anche l'ossigeno, perfetto, l'etilene liquido sta entrando. Se adesso noi gli mettiamo il risultato di questa roba qua, in teoria dovrebbe produrci, se gli diamo corrente, perché io sto qua a dire sempre corrente, 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 ma come un idiota non la do. Eh sì,
Devono fargli una forma un po' diversa ste cazzo di pipe però, porca troia. Ok, sta andando perché sentite il rumore che sta andando. Se adesso andiamo a controllare, oh, vedete? Tutto questo sistema per produrre l'HDPE pellet. Ora, con questo HDPE pellet dobbiamo metterlo nell'enrichment chamber. Nell'enrichment chamber. Quindi lo mettiamo qua. No. No, non era qua. Dove cazzo era? Vediamo un po'. Era nell'enrichment chamber. Ah, tre ne servono. Ah, con tre ne facciamo uno. Iarosti. Vabbè, siamo a tre. Dovrebbero bastarci, quindi non è che dobbiamo fare chissà che cosa. Quell'impianto lì poi lo spegniamo, non ce ne frega niente. Enrichment factory, buttiamo dentro. Oh, guardate. Bam, fatto. HDPE sheet. Aspettiamo che me li farma tutti quelli che mi servono. In questo caso me ne servono tutti quelli che sta producendo. Mi sa che li dobbiamo usare tutti. Perché corrente ne arriva così poca? Comunque mi sa che questa cosa, questo sistema qua così non va per un cazzo bene. Ok, allora dovrebbe aver finito. No, sta andando ancora, ma in teoria dovrebbero bastare perché... Allora, enrichment chamber qua. Ok, mettiamo il sort così. Fa prima e produce. Vediamo un po'. Madonna quanto lagga. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ok, allora una volta fatto questi, possiamo tranquillamente produrre i nostri solar. Dove sono? Dove sono? Dove sono? Eccoli qua. In questo modo. E ne facciamo. Iniziamo a farne uno. Voglio vedere un attimino come funziona. Perché. Ok, no, non si può potenziare. No, allora devo per forza farne un po'. Ok. Perché ci servirà parecchia roba di questi qua. Quindi facciamo così. Ne facciamo 8. Ma oh, non si possono. Ok. E li piazziamo fuori. Li piazziamo fuori perché, ripeto, hanno bisogno del... Ne mancano? Due? Ok, quindi spacchiamo anche qua. E due. Tac e tac. Ok, allora. Che cosa dobbiamo fare adesso? Adesso dobbiamo fare... Innanzitutto dobbiamo spaccare sotto perché l'entrata del liquido... del gas, scusate, avverrà da sotto. Quindi dobbiamo per forza mettere un pressurize, un tubo di pressurize sotto. Un tubo di pressurize sotto. Ok, a questo punto dobbiamo creare un altro rotary condensator. Vediamo un po' se rotary ce li ho, ma questi sono tutti con dentro e io non so come toglierglielo. Esatto. Va bene, facciamo un altro. Dove sei? Rotary condensator. Così. Cosa manca? Un sacco di roba. Manca vetro. Che lo creiamo subito. Così. Lo creo immediatamente. Poi no, manca solo il vetro, mi sa, vediamo. Ah no, è il tank qua, dai, sì, questo qua. Ok, e questo così.
Bam, perfetto. Allora, perché tutto questo? Perché dobbiamo trasformare l'etanolo, quindi lo mettiamo, fammi vedere, questi vanno ok. Però a me interessa fare entrare l'etanolo da sotto, e quindi dal lato. Non mi piace molto questa cosa, però vabbè, la facciamo così, dai, allora, facciamo così. Allora, dicevamo, mettiamo questo così, va bene. Ok, di qua gli mettiamo il nostro tank con il litio. Ora gli mettiamo un tubo che esce, un servo che non ho, glielo freghiamo da qua che tanto qua non ci serve più. Ok. E dov'è? Così, così, così e così. Qui porta fuori, qua facciamo in questo modo, in modo che giusto? Sì, ok, perfetto, produce dal litio liquido, lo produce gassoso e con i tubi, non questi, ma i tubi del gas, lo portiamo fuori così, poi sistemeremo il tutto, come sempre. Tac, tac e tac. Ok, perfetto, vedete che qua si è riempito ora. Ok, allora, come dicevamo, il gas del litio portato all'interno di questi macchinari ci produce il tritium. Ok, adesso non sta producendo perché è notte, ovviamente, però ci produce il tritium. Il tritium è il gas che ci servirà. È il gas che ci servirà è uno dei gas, attenzione, ripeto, uno dei gas che ci serviranno per fare il reattore a fusione. Ce ne serviranno in totale tre, uno è la combinazione di questo più un altro, ma comunque lo vedremo nella prossima puntata. Io direi che con questo bellissimo Solar Neutron Activator, col tritium creato e il sistema qua per creare questa roba, abbiamo fatto tutta la prima parte del reattore. Nella prossima parte vedremo i laser, vedremo cosa servono i laser, come funzionano i laser. O forse no, 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 anzi no. Nella prossima puntata faremo gli altri due liquidi che servono e vedremo di costruire la struttura del reattore. Dopodiché faremo nella prossima puntata ancora i laser e tutto e poi lo faremo partire. Ok? Quindi direi che per oggi è tutto. Grazie a tutti. Ciao!